E andiamo! Perfetto. Incontriamo il Pole Marco Spartano. Accampamento militare, Andiamo. perfetto. Siamo pronti per la guerra, anzi quasi quasi salvo. Spero solo che non sia una battaglia navale, perché non sono un granché con le battaglie navali. Ma va bene. Sto cercando. Tu. Stentore. Malaka! Sono qui per aiutarti, idiota! Non dopo Megaride. Non dopo quello che hai fatto. Sono qui perché Re Archidamo di Sparta mi manda per aiutarti a conquistare la regione. È questa la fiducia che mi dimostra? Si affida a una schifosa mercenaria! Gli dei mi puniscono con la tua presenza. Se fossi io, la tua punizione saresti già morto. Perché i re ti mandano qua? Per rubarti la gloria, mi mancava mio fratello. Sono qui per aiutare Sparta. E cosa potremmo dire? Risposta tipo un po' romantica o per Sparta? Dai, Stentore, Sparta. rilassati. Sono qui per Sparta e per aiutarti. Abbiamo già lavorato insieme. Possiamo farlo ancora. Il tuo aiuto in Megaride avrà garantito la vittoria di Sparta, ma ho perso più di quanto non abbia ottenuto. Ho sbagliato a fidarmi di te allora, perché dovrei farlo adesso? Sono qui per lavoro. Che succede? Va tutto bene. I ribelli beoti sono un problema, ma niente che non possiamo gestire. Cosa ci fa l'esercito spartano in Beozia? Abbiamo assediato Atene, ma Cleone ha preso il potere e ci ha respinto. Conquistare la Beozia lo indebolirà. Senza il lupo c'era bisogno di me. Non potevo abbandonare i miei uomini. Sì, lui è arrabbiatino perché il lupo di Sparta è sparito a causa nostra, ma in realtà non è morto, comunque va bene. Ringrazia gli dèi che sono qui per aiutarti. L'unica ragione per cui sei ancora in vita è il mandato che ti porti dietro. Non sei un aiuto, ma un'arma. Allora mettimi al lavoro. Non sei all'altezza del compito. Sicuro? Ci sono quattro campioni beoti che combattono per gli ateniesi: Aristeo, Deianira, Nesea e Dracone. Pensi di poterli uccidere? Vorrei tanto vederti in azione. Sapevo che ci saremmo capiti. Uccidere i campioni per Sparta. Uccidere i campioni non aiuterà. No, uccidiamoli, va bene. Va bene. Allora troverò i campioni e li ammazzerò tutti. Dubito che sarà facile come pensi, ma mi conforta vederti eseguire gli ordini. Dove li trovo questi possenti beoti? Conosco solo la posizione di due di loro. Aristeo occupa il forte militare di Gla. Nesea è stata vista l'ultima volta nel bosco a est di Tebe. Credevo che i beoti odiassero tutti. Perché lavorano con Atene? Vedono sia Sparta che Atene come nemiche, ma Atene è arrivata per prima e li ha convinti a stringere un'alleanza temporanea. Cosa hanno di così speciale questi campioni? Sono solo in quattro contro l'intero esercito spartano. Sparta ha il suo esercito, la Beozia le sue leggende. Sono un simbolo di ciò che un tempo fu questa terra. Prima lo farò, Ok. prima conquisteremo la Beozia per conto di Sparta. Quindi uccidiamo i campioni. Perfetto. Allora, nuove missioni multiple. Sì, direi di farle a questo punto. Forse vi taglierò il video in due, probabilmente farò qualcosa del genere. Il più vicino qual è? Ci siamo, ci siamo, ci siamo. Il primo da combattere è quello lì? Aristeo, eccoti. Salve. Oppalala. Aristeo, scusami però, dovrò Pare che probabilmente questa batterti. grotta conduca dentro le mura. Interessante come informazione, però direi di andare dritti. Ah, pare ci sia stata una.
padre. Cassandra, che ci fai qui? Ero qui per ucciderlo. Non ce l'avrebbe fatta contro di te. Mi fa molto piacere rivederti. Non credevo che ti avrei rivisto. Cosa hai fatto in questo tempo? In Megaride mi hai fatto capire che ho perso il mio onore molto tempo fa. Non potrò mai restituirti quello di cui ti ho privato, ma posso mantenere la promessa fatta a Stentore. È l'ultimo posto in cui mi aspettavo di trovarti. Ho lasciato a Stentore la responsabilità più grande che un uomo possa sopportare. Non potevo abbandonarlo. Ma che carino. Uccidere questi campioni allenterà la morsa ateniese e abbatterà il morale dei ribelli. Sei venuto fin qui per aiutare Stentore? Bene, ne ha bisogno. È ora che io inizi a proteggere le persone a cui tengo. Hai ragione. Sei molto cambiata. Sono sempre stata così. Solo che non c'eri per vederlo. Non potrò mai cambiare il passato, ma posso fare qualcosa per chi ha bisogno di me ora. Ci sono delle cose che Stentore deve sentire per trionfare. Vorrei che avessi aiutato me a Sparta, ma Stentore ha bisogno d'aiuto ora, anche se non lo ammetterà mai. Stentore è un membro della tua famiglia tanto quanto lo sono io. Puoi ancora esserci per lui. Lo farò. Mi odia, ma sono felice di averlo incontrato. In qualche modo. Addio, Cassandra di Sparta. Ottimo! Battaglia di conquista disponibile. Ok, ci siamo. Il secondo, eccolo là. La campionessa, vediamo se questa la possiamo battere o oppure no. Andiamo. Almeno diciamo che Nicolao ci ha tolto da un inghippo. Ci siamo evitati almeno un campione. Oppala là. Così possiamo indebolire la forza ateniese. Andiamo. Salve, salve, scusi, scusi. No, aspettate che devo seguirla però, aspettate. Scusi. La devo semplicemente uccidere? Fermo. E devo ucciderti? Sì, penso di sì, sai. Cioè, vi rendete conto che non mi sta calcolando minimamente? Grazie. Opala là. Hai commesso un errore. Scusa. Opala là. Voglio fare anche abbastanza in fretta nel complesso. Perché poi sai, ce ne sono tanti altri, no? Ecco, ovviamente mi attaccano in 100. Mannaggia, ci sono questi che rompono. Oppala là. Riconciliamoci e zan. Mannaggia. E opala là. Copriamo uccisione. Però adesso ci sono questi che ci attaccano. Mannaggia. Opala. Oh mamma mia. C'è quello che ci tira le frecce. Quello che oddio, ci sono anche i cittadini. Non ci posso credere. Ok, vediamo se riusciamo a fare la cosa veloce. Ok, per forza. Bene. Molto bene, molto bene. Ah, gambiere dell'Amazzone. Allora, io direi di sparire da qui e andare direttamente alla prossima, al prossimo campione. La conquista. Ci siamo, siamo al terzo. E zacchete. Eccolo là. Fino ad adesso è stato abbastanza semplice nel Andiamo. Complesso, quindi speriamo continui così. Però vedo un po' di gente qua. Aspetta un attimo, vediamo se. Se faccio così, no? Lolla dracone. Oppala lì. Tanto lo indeboliamo un filino. Quel che basta, quel che basta. Allora, Zan. E mi sa che questo potrebbe essere anche abbastanza forte.
abbastanza, eh. Oppala. Ma neanche tanto. Su, via. Oh, non male che ho questa abilità. Se schivo in tempo, praticamente, ecco, rallenta il tempo, il che è molto utile, grazie. Già fatto, raccogli. E niente, non devo confermare l'uccisione. Ottimo. Facile, facile, facile. Un lavoretto semplice. E poi, ultimo, eccolo qua. Nesea. Orso. Zran. Sto aiutando la tipa, non dovrei. Nesea, salve Nesea. Allora, io in realtà sono qui per ucciderti, però ho fatto l'errore di aiutarti. E quindi niente, insomma, sono pirla. Allora. Mannaggia. Perché l'ho aiutata? Ricordatemelo. Oppala, hai visto? È più forte lei di tutti gli altri messi assieme. Che ci piace. Da un lato, dall'altro no, eh. Merda. Sono morta. Oppalala. Allora, questa volta la lasciamo alle prese con l'orso. Che ne dite? Visto che sono morta la prima volta, potrei anche intanto approfittarne. Magari un po' stealth. Ma l'orso non le fa niente. Ma veramente. Ma aspetta. Uccisione furtiva. Orsetto, stai lì, eh. Attacco furtivo. Zran. Già uccisa. Bellissima l'uccisione furtiva. Ok, l'orso. Ce lo prendiamo l'orso. Prima l'ho ucciso. Direi di rifare la cosa. E Zan. Ed eccoci. Tra l'altro, c'erano anche delle missioni secondarie. Che farò dopo queste principali. Penso che rimangano le missioni. Quindi. Insomma, spero di non perdermele perché sono veramente belle le secondarie. Cioè, veramente mi sono piaciute di più alcune delle secondarie che non le principali, insomma. Cosa strana. Però la storia, tutto sommato, a parte il fatto che allungano il brodo, secondo me nel complesso non è brutta. È solo che allungano il brodo. Quindi comunque, sì. Cioè, vista nel complesso, ci sta. Poi bisogna trovargli un senso, nel senso che io come senso gli do che lei vuole riunire la famiglia, ecco. E quindi bisogna trovare la propria odissea, potremmo dire. Noi facciamo il l'happy end, potremmo dire. Ma non ho voglia di battere questi lupi, però in realtà... Ok, va bene. Ottimo, va bene, li battiamo, va bene. Ok. Dranchete. Ok. Questi non vogliono da niente da noi? No. Perfetto. Scendiamo giù. Guarda, abbiamo fatto tutto in un lampo. Siamo stati bravissimi. E adesso niente, combattiamo. Chi si vede? I campioni non sono più un problema. Dovresti essere morta. Sembra deluso. Ci sperava. Gli dei mi stanno punendo. No, ti aiutano. Non c'è niente di divino in tutto questo, no. Ti aiutano. Non ti stanno punendo. Ti stanno aiutando. Perché credi che sia qui? Devono odiarmi se incrociano la mia via con la tua. Da quello che ho visto, ti serviva proprio un intervento divino. Non ho tempo per questo. Sparta deve conquistare questa regione, ora che ne ha la possibilità. E conquistiamola. Sì, facciamola finita. Non potrei essere più d'accordo. Prima mi sbarazzo di te, meglio è. E niente, non gli siamo in simpatia. Va bene. Ma noi siamo Wonder Woman, ragazzi. Noi siamo Wonder Woman. Ci siamo, ci siamo. Oppalala. Direi di mantenere le forze in realtà per i capi. Tipo questo. Oppalala.
Ecco, così infliggiamo tanto danno. Portare. Bello che sto colpendo anche chi non devo, ma vabbè. Mamma mia, quanto odio questi scudi. Perché io non posso avere uno scudo che sono una spartana? Perché? Non ha senso. Non ho, è antistorico al massimo. Va bene che già che sono Wonder Woman non è storicissimo, però almeno lo scudo. Forza. Là c'è il capo. Ho visto il capo da qualche parte. Ok. Avanti. E hoppalala, ci siamo, Stanno scappando? Stanno scappando, vittoria. Ok, perfetto. Ce l'abbiamo fatta. La vittoria è nostra! Grazie a te. Per fortuna c'ero io. No, dai, grazie a te. Siamo amichevoli. Ci hai guidato bene oggi. Mio padre mi ha insegnato tutto quello che so su come si guida un esercito. Se tu non me l'avessi portato via, avrei potuto apprendere di più. Basta. Non osare darmi ordini. Sono io che comando qui. Avevi bisogno di me. Per gli dèi, come puoi essere così arrogante? Non mi stupisce che mio padre volesse eliminarti. Tu non sai nulla della mia famiglia. So che ti ha buttato giù da una rupe e ha scelto me al tuo posto. E ora chi è l'arrogante? Tu sei solo un rimpiazzo. Tu sei una seconda scelta. Questo lo vedremo. Che vuoi dire? Ora che abbiamo cacciato gli Ateniesi, affronterò il mio vero nemico. Ma veramente? Hai svolto il tuo lavoro. Ora ti ucciderò per quello che mi hai rubato in Megaride. Perché lo stai facendo? Perché? Perché hai marciato sulla Megaride, hai rovinato la guerra e hai ucciso mio padre! Ho fatto quello che dovevo! E così farò anch'io! Che cosa pensi di ottenere con la mia morte? Giustizia, vendetta, pace! Basterebbe una di queste, ma tutte e tre saranno ancora meglio! Credi che la vendetta offuscherà il tuo dolore? Credimi, non lo farà. Niente di personale, ma non mi fido di te. Ma noi non abbiamo fatto niente a suo padre, comunque. Sei costretto a farlo, Stentore. Oh, certo che sì. Non mi convincerai del contrario. Non è quello che avrebbe voluto Nicolao. E tu che cazzo ne sai, traditrice? Non sono una traditrice. Hai tradito Sparta. Hai tradito la tua famiglia. Hai ucciso mio padre. E mi hai impedito di vivere una vita normale. Meriti che il tuo cuore venga trapassato dalla mia spada. Va bene, però Nicolao è vivo. Ok, credo di... Oh, perfetto, perfetto. Eccolo qui, Nicolao. Uccidervi non guarirà le ferite del passato. Padre! Salute, Stentore. Credevo che fossi morto. Non ancora. Deve pagare per quello che ha fatto. Non ho fatto niente, quante appunto. Quante volte devo dirtelo? Stentore, non mi deve niente. Ma io non capisco. Avete entrambi un grande ruolo da ricoprire. Sii il comandante che ti ho insegnato a essere. Guida l'esercito di Sparta alla vittoria. Come? Sei un uomo d'onore, un figlio leale e un grande guerriero. Sarai un comandante migliore di quanto io non sia mai stato. Puoi farlo. Lo farò, padre. Ti renderò orgoglioso. L'hai già fatto. Poteva finire male. Cassandra, un'ombra sta avvolgendo Sparta. Fa attenzione quando torni. Ce ne occuperemo io e mia madre. L'hai trovata? Alla guida di Nasso. Non mi sorprende. Che gli dèi vi proteggano.
Ebbene sì, abbiamo un'altra missione importante da fare. Adesso non so se farla subito o prossimamente. Un campione da consegnare, sì, abbiamo un campione da consegnare. Uccidere o non uccidere, vabbè, incontrare Mirin. Dobbiamo anche parlare con Mirin, però vorrei fare una cosa alla volta. Altrimenti perde il senso, insomma. Salve. Sei nuova. Se sei qui per addestrarti, sappi che non accogliamo chiunque. Non avreste nulla da insegnarmi? Sembra esclusivo. Apprezzerei molto allenarmi con un maestro come te, ma non è per questo che sono qui. Oh. Re Pausania vuole che scorti il campione di Pancrazio in Elide. Perdonami, non attendevo la visita di un messaggero reale. Sono Alcone, l'allenatore di Testicle. Cassandra di Sparta. Se posso darti un consiglio prima che lo incontri, Testicle può essere un tantino difficile. Donargli dell'olio potrebbe ben disporlo. Olio? Sì, per i muscoli. È convinto che gli doni la forza di Eracle. Vai al villaggio di Giteo. Il suo fornitore preferito si trova lì. Vincere la corona è molto importante per Sparta. Pensi che lui possa farcela? Qualche giorno fa ha messo fuori combattimento 6 uomini e un toro ed è solo andato a comprare della frutta. È per questo che ho dovuto mandarlo sull'isola. Dove trovo il tuo campione? Ho mandato Testicle ad allenarsi su una piccola isola nella baia dell'Ade. È un buon luogo per lui, isolato, lontano dalla gente. Cerca il relitto di Nestore sulla costa meridionale. Sai dirmi qualcosa del Pancrazio? È un misto di pugilato e lotta libera. Richiede abilità uniche. I campioni vengono da tutto il mondo per competere a Olimpia, ma non tutti fanno ritorno. Vorrei assistere. Devo scortare il tuo campione fino in Elide. Spero che sia forte come dici. Oh, lo è. Cerca il suo accampamento sull'isola più a sud della Messenia. Buona fortuna. Devo trovare quella. Ecco, quell'olio. La cosa dell'olio non mi sconfigge per portare Testicle alle Olimpiadi. Ma non ci posso credere, anche l'olio devo trovare. E come vedete, la cosa dell'olio, per esempio, è abbastanza inutile. Quantomeno mettetelo vicino sto olio. Eh sì, infatti, lo mettete qua. Ecco, se io avessi attivato questo viaggio rapido, adesso non dovrei fare strada. Molto bene. È chiuso. Mi serve solo dell'olio e me ne vado. Per caso ce n'è uno speciale che usa Testicle? Ah, per i lottatori di Pancrazio. Solo il padrone sa prepararlo. Ma è già andato. Non me ne vado senza olio. Non capisci. Sono quasi libera. Sei una schiava? Sì, e in una buona posizione. Farlo significherebbe derubare il padrone. Non te lo sto chiedendo. Non possiamo trovare un accordo? Posso pagarti? Non ti metterò in questa situazione. Un accordo? So che ti chiedo molto, ma l'olio mi serve subito. Potrei tornare e parlare al tuo padrone, magari per spiegare la situazione. Che scelta ho? Non è una vita poi così dura, se dovrò restare. Ti darò la ricetta, ma non farò nulla di più. Dovrai prepararlo da te. Posso farlo. Accendi un fuoco e riscalda dolcemente dell'olio di Atena per aiutare l'infusione. Quando sarà caldo, aggiungi della cannella. Ok. Grazie. Spero valga la mia libertà. Vediamo se ci riesco. Prima accendo un fuoco. Deve essere scaldato. Spero di non sbagliare. Ora, che olio mi serviva? Non mi ricordo più. Olio di Apollo, olio di questo. Atena era. L'olio di Atena. Forse. Ne prendo un po'. Quasi fatto. Ora devo aggiungere... e cannella. Che profumo. A chi non piace la cannella? Ma spero di aver fatto giusto. La cannella sono sicura. Che buon profumo. Vorrei tenerlo per me. Ottimo.
Allora, andiamo dal ragazzino che è vanaglorioso, che voleva l'olio. Ah, intanto potrei anche andare su questo punto, ma ve lo taglio, non preoccupatevi. E dove sei, ragazzino? Come qua? Sei qui? Ma sei serio? Ma dove sei, in mare? Sei serio? Ma va bene. Ok, c'è una leggera nebbia. Leggera, Non vedo proprio una mazza di niente, ma un po' niente. Sentite un bel coro femminile, tra l'altro, perché ho messo sulla nave le figlie d'Artemide, che non fanno altro che cantare le loro canzoni con le voci bianche. Avanti. Per rinforzarmi, per avere più energia. Salve, abbiamo l'olio. Almeno spero che sia quello giusto, comunque, insomma. Cosa vuoi dal grande campione Testicle? Non vedi che sono impegnato? Sono qui per scortarti alle Olimpiadi. Olimpiadi? Sì, cazzo! Sarò campione! Va bene. Campione! Perché io sono Testicle! Bene, andiamo. Oh no! Impossibile andare ora. Mi alleno, non lo vedi? E non so se voglio andare sulla tua barca. Sali sulla nave, salpiamo verso la vittoria. Ti ho portato dell'olio. Ho qui una cosa per te. Un certo olio. Il mio olio? Oh, potrei baciarti. No, non puoi. Direi un po' di no. Ecco il tuo olio. Avrai il tuo olio in Elide. Esatto. Lo avrai quando arriveremo. Non è giusto. Non vorrai sprecare il tuo olio speciale prima del grande incontro, vero? Giusto. Hai proprio ragione. Allora forza, alle Olimpiadi. Alle Olimpiadi! Il popolo ha bisogno di me. E secondo me questo finisce malino, Beh, non vorrei dire... Parte? Va bene, sì. Sarà meglio che vinca, cazzo. Secondo me, quale Olimpiadi ci toccherà farle a noi, comunque. Questo non saprebbe fare un ciuppo, secondo me. A meno che non lo sottovaluti. In ogni caso, vediamo se c'è qualcosa di carino qua da qualche parte. Forse sì, il mare. Vabbè, tornerò. Secondo me, ragazzi, il re che ci ha mandato alle Olimpiadi è quello che... è l'imbroglione, l'impostore, a mio avviso. Perché questo tizio, palesemente, secondo me, non le vince le Olimpiadi. Però poi non lo so, magari mi sbaglio. Allora, è un po' distantino il tutto. E io direi che ci possiamo anche fermare qua. Magari faccio un viaggio rapido qui, al Tempio di Zeus. Poi, per conto mio, faccio qualche missione secondaria e poi... faremo le Olimpiadi e andremo avanti, insomma, col gioco. E vedremo un po'. Direi sì di fermarci. Perfetto. Io direi che ci possiamo fermare qua. Nella prossima puntata scorteremo il soggetto alle Olimpiadi, che sicuramente non le vincerà e dovrà fare tutto la nostra Wonder Woman. Quindi ci vediamo nella prossima puntata con Wonder Woman, e andremo alle Olimpiadi e poi parleremo con Mirin. Quindi ci fermiamo, mettete like, commentate, iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!